Volevo cominciare dalla prima parte della discussione, perché le sollecitazioni arrivate sono state tali e tante che meritano come dire, delle risposte, degli argomenti. Però poi Salvatore Settis e Giuseppe Micciarelli hanno messo altra carne al fuoco e io li ringrazio perché finalmente possiamo discutere su un piano di mente, con cognizione di causa, di alcune questioni che esistono. Quindi ribalto, senza alcun contrattacco, senza alcuna difesa d'ufficio, perché non è questo il punto naturalmente, ma provo a ribaltare il ragionamento. Parto da questo discorso della legge di iniziativa popolare, che riprende con copia e incolla il testo di 10 anni fa della proposta di disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rodotà. Si è già detto di cosa, qual è stata la genesi, quali sono stati i lavori di quella commissione. Io vi racconto un po' la struttura della legge di iniziativa popolare, che secondo me va inquadrata sostanzialmente con un'avvertenza e con due pilastri. L'avvertenza è che, come si diceva prima, stiamo parlando di un disegno di legge delega, articolo 76 della Costituzione, la legislazione delegata. Io perché faccio questa avvertenza? Perché non mi fido in alcun modo del governo, però c'è un giudice a Berlino, primo. Secondo, c'è il fatto che i disegni di legge delega sono costituzionalmente tenuti a dettare principi, norme e criteri direttivi che il governo deve, è tenuto a seguire ai sensi dell'articolo 76 Costituzione, pena l'incostituzionalità dei decreti legislativi, per eccesso di delega, evidentemente. Quindi non puoi, tu governo non puoi abusare della delega che il Parlamento ti conferisce, il Parlamento o l'iniziativa popolare. Perché dico questo? Non perché come dire, sia un salvagente che vale in astratto. Non è così, io non mi fido del governo, ripeto. E perché in concreto il disegno di legge delega immaginato dalla Commissione Rodotà, secondo me, è un grosso avanzamento, ancora oggi, nonostante sia passata tanta acqua sotto i ponti e nonostante sia chiaro che tante cose, diverse cose, potrebbero essere spostate un po' più avanti, perché nel 2008 io avevo 20 anni, oggi ne ho 30, sono un assegnista di ricerca e per esempio anche io con il mio piccolo secchiello provo a portare acqua al mulino delle riflessioni sui beni comuni, sulla proprietà, sui beni comuni urbani, e così un'intera generazione di giuristi, giuriste e non solo, scienziati sociali in generale. Allora, la LIP dice sostanzialmente che cambia la nozione di beni prevista nel codice civile per accogliere anche l'idea di beni immateriali, è una cosa che non c'è nel nostro codice civile perché noi ereditiamo dalla cultura tedesca un'idea molto fisica di beni. E quindi questo era un primo elemento. Un secondo elemento, cambia la regola di default sulle concessioni dei beni pubblici, costruendo un principio di banale ragionevolezza, cioè il canone di concessione è commisurato ai ritorni attesi per il concessionario. Cioè se tu concessionario prendi il bene in concessione in uso esclusivo perché vuoi farci un'attività a fini lucrativi, evidentemente il canone di concessione sarà maggiore. Questo è un principio che ovviamente a livello interpretativo è stato ricavato dalla nostra giurisprudenza, non esiste nel codice civile italiano. Terza cosa, ovviamente il diritto dei beni. La Commissione Rodotà si immagina quattro categorie di beni da introdurre nel codice civile, per riscrivere quella parte del libro terzo del codice civile. I beni pubblici ad appartenenza necessaria, cito, che soddisfano interessi generali fondamentali la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Tra gli esempi, le reti viarie, stradali e ferroviarie, porti e aeroporti di livello nazionale e internazionale, opere destinate alla difesa. Poi ci sono i beni pubblici sociali, funzionalmente connessi a interessi, e cito, particolarmente rilevanti nella società dei servizi, cioè le esigenze corrispondenti ai diritti civili e sociali. Per questi beni, quindi gli ospedali, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
secondo la Commissione Realtà, è cruciale la destinazione, tanto che nel testo del disegno di legge si dice il vincolo di destinazione può cessare solo se venga assicurato il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Terza categoria residuale dei beni pubblici, cioè dei beni in proprietà pubblica, sono i beni pubblici fruttiferi. Fruttiferi perché? Perché c'è un principio di corretta e prudente amministrazione anche per gli enti pubblici, e cioè, come dire, non gestire in perdita il proprio patrimonio. Quindi, in assenza di ragioni funzionali che mi determinano l'inclusione dei beni nelle altre categorie, vale l'idea di una gestione alla luce del diritto privato, anche se si immaginano dei limiti all'alienazione al fine di evitare politiche troppo aperte alle dismissioni e di privilegiare comunque la loro amministrazione efficiente da parte dei soggetti pubblici. E poi ci sono i beni comuni, di cui hanno già parlato altri, non ci torno. Perché vi ho fatto questa piccola e forse un po' noiosa presentazione? Perché scompare il demanio. Scompare il demanio, come avete sentito. La domanda che io però vi vorrei rivolgere è: cosa è il demanio? Qualcuno mi sa rispondere? Qualcuno, qualcuna? Perché la domanda sembra banale, apparentemente, ma è tutt'altro che banale. Allora, noi sappiamo, articolo 823 del Codice Civile, che c'è la grande triade inalienabilità, inusucabilità e impignorabilità. Le tre della demanialità. Sappiamo appunto che non possono essere soggetti a pignoramento, non sono alienabili, salva demanializzazione, che abbiamo visto in larga misura negli ultimi 30 anni, e non sono usucapibili, valli da pesca. Non sappiamo altro. Sappiamo però che Massimo Severo Giannini, 1963, in un testo fondamentale che è I beni pubblici, 1963 vuol dire 56 anni fa se non sbaglio, già allora, quindi 21 anni dopo l'entrata in vigore del codice, attaccava in maniera durissima la tassonomia dei beni pubblici consegnata, regata dal codice civile, dicendo che la divisione dei beni pubblici in demanio e patrimonio, a sua volta diviso in indisponibile e disponibile, era una divisione del tutto formalistica, del tutto a prioristica e incapace di costruire un criterio normativo ordinante, cioè funzionante. Si dice ordinante, noi siamo un po' noiosi giuristi, però è funzionante, diciamo, efficace. Questo lo diceva nel 63 Giannini, ma perché lo diceva? Perché quando noi diciamo demanialità dobbiamo andare a fare la genealogia di questa categoria. Noi ereditiamo la teoria della demanialità e del demanio dall'ordinamento francese. In Francia esisteva in epoca antica il demain de la couronne, il demanio della corona. Io tradurrei demain come dotazione, la dotazione della corona francese, no? Quindi da là arriviamo, poi cade l'ancien regime, poi arriva il code nel 1804, il codice Napoleone. Questo codice tra l'altro c'ha, lo dico per inciso, un articoletto simpatico, il 714, dedicato ai bien communs. Ci sono dei beni il cui uso è aperto a tutti, de règles de police, delle regole di polizia, quindi amministrative, ne regolano l'uso. Però già nel codice francese noi troviamo i beni comuni, oltre al demanio. Perché tutto questo? Perché evidentemente la categoria demanio è una categoria che ha una storia molto importante, ma vive anche al suo interno di contraddizioni molto forti, perché è vuota di contenuto. Il contenuto è stato poi costruito, diciamo. Per esempio, sempre in Francia e anche in Italia, perché poi quella è la tradizione, tra fine 800 e inizio 900, quando si diceva beni demaniali, si diceva antiproprietà. Cioè, non si riteneva possibile che ci fosse un diritto di proprietà su dei beni demaniali. Questa era la dottrina comune a fine 800, inizio 900. Per dirla con una battuta, la proprietà pubblica demaniale non ha una funzione sociale, ma è
una funzione sociale, non un diritto soggettivo. Questa cosa nel Novecento, soprattutto dopo la fine del compromesso socialdemocratico, 73, 75, eccetera, è venuta meno. Purtroppo è venuta meno. Tanto che oggi, proprio in Francia, dove c'è questa, come dire, capacità magari legislativa maggiore, esiste, 2006, il codice generale della proprietà delle persone pubbliche. Cioè loro ormai te lo scrivono nero su bianco nelle fonti legislative, che esistono dei diritti soggettivi di proprietà delle persone pubbliche, e poi esistono anche dei regimi funzionali. In Francia hanno mantenuto il demanio, ma evidentemente a questo punto, se facciamo questa chiarezza, iniziamo a capirci. Noi non è che abolendo il demanio apriamo il cavallo di Troia delle privatizzazioni, costruiamo un regime giuridico dei beni ispirato a criteri differenti. Diceva Enrico Finzi, uno dei maestri di Paolo Grossi, dal sotto in su, cioè dai beni ai regimi, dalla ricostruzione delle utilità dei beni al risalendo ai regimi giuridici che poi descrivono, diciamo, gli usi che di questi beni si possono fare. Dino Grandi, lo sapete, Dino Grandi è molto famoso perché è il primo firmatario dell'ordine del giorno Grandi, 25 luglio 1943, la cacciata di Benito Mussolini, ma Dino Grandi è anche il padre del codice civile, il guardasigilli che mette la firma sul codice civile italiano ancora in vigore. Dino Grandi nel 1942, nella sua relazione, dice a un certo punto: nel procedere a questa sistemazione, la sistemazione dei beni pubblici, il diritto ai beni pubblici, mi sono attenuto al principio che la categoria dei beni del pubblico demanio, come quella che dipende da determinazioni di ordine politico, è eminentemente storica e di diritto positivo. Non vi sono criteri fissi e generali, ma la determinazione dipende da quella dei compiti che la pubblica amministrazione si riserva in un dato momento e dal rapporto necessario che si stabilisce tra quei compiti e dati beni. I beni che formano parte del demanio devono essere indicati in modo preciso dalla legge. Dino Grandi, nella relazione al codice civile, sostanzialmente ha firmato, quando ha descritto le scelte del legislatore del codice sul demanio, Dino Grandi ha firmato quella che io leggo ex post come una delega in bianco al potere politico pro tempore, che è quello che purtroppo è successo nonostante purtroppo l'entrata in vigore della Costituzione, che Salvatore Settis ci ha descritto giustamente come un momento cruciale e fondamentale. Facciamo degli esempi. Tarpo Veglia, numero 273/2018, tu hai una situazione dove la proprietà pubblica demaniale, agenzia del demanio, rifiuta a priori di prendere in considerazione la richiesta di concessione di Poveglia per tutti, è una richiesta di concessione legata a un decreto del Presidente della Repubblica, il 296 del 2005, quindi concessione per usi sociali, culturali, collettivi, no? Rifiuta a priori perché ha bisogno di, come dire, prendere in considerazione in futuro eventuali usi più lucrativi, più redditizi dell'isola di Poveglia. Finalmente il TAR inizia a dire no, fermi tutti. Però attenzione, perché qua il settore pubblico aveva sostanzialmente squalificato e privatizzato in maniera idiosincratica un bene comune come l'isola di Poveglia. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2014. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa un'operazione, come sempre, intelligentissima, perché quei giudici sono tanto furbi e intelligenti. Da un lato ti dice, con un occhio dice no, ma assolutamente noi non mica ci mettiamo il becco sulle regole che l'Italia si dà, che la Repubblica Italiana si dà sul diritto dei beni pubblici, rispettiamo le sentenze della Assezioni Unite della Cassazione di cui abbiamo parlato. Con l'altro occhio si inventa o comunque riproduce una nozione di proprietà che è talmente legata all'idea di proprietà uguale libertà individuale, egoistica e accumulativa, tale per cui riconosce un risarcimento, lo diceva l'avvocato, che è un mio idolo, finalmente lo potrò conoscere,
riconosce dei risarcimenti a favore delle società che avevano usurpato, occupato dei beni demaniali. E quindi come vedete, il tema è questo, il tema è che bisogna fare uno sforzo molto grande per intanto chiarire un'impostazione metodologica, e cioè stiamo cambiando ottica, dai beni, dalla ricostruzione dei beni risaliamo alla ricostruzione dei regimi e non viceversa. Questa è una prima assunzione che, se condivisa, poi permette di discutere in maniera laica tutto il resto. Bisogna riconoscere che non bisogna farsi prendere, diciamo, dal panico per quanto riguarda l'abolizione della categoria demanio, perché, come ho provato a spiegarvi in maniera forse un po' tecnica, un po' noiosa, è una categoria giuridica come le altre, ha la sua storia degli effetti, la sua potenza o le sue debolezze, le sue contraddizioni, eccetera, eccetera. E alla luce di questa chiarezza, secondo me dobbiamo chiederci, e vado a chiudere questa prima parte per poi magari affrontare questioni più tecniche e più concrete dopo, dove stanno i beni comuni? Secondo me i beni comuni stanno non nel pubblico, non nel privato, non oltre il pubblico e il privato, stanno tra il pubblico e il privato, cioè in un terreno di mezzo che significa costruire categorie giuridiche diverse, capaci di, come dire, permeare in maniera positiva tanto le regole del diritto privato, io sono un civilista, quanto le regole del diritto pubblico. Cioè noi stiamo con i beni comuni, con il diritto dei beni comuni e il discorso, le pratiche dei beni comuni, noi stiamo ripensando le relazioni tra soggetto e oggetto, le relazioni tra individuale e collettivo, e appunto anche le relazioni tra pubblico e privato. Quali sono per me i criteri ordinanti? Due: l'uso pubblico, poi possiamo capire come concretizziamo a livello di categorie questa cosa qui, usi civici, ci sono dei patti di collaborazione che ormai vanno diffondendosi in quasi 200 amministrazioni comunali italiane, altri strumenti possono essere immaginati, però il punto è prerogative di uso pubblico, che sono prerogative attribuite ai singoli in quanto componenti di una comunità di riferimento. E perché attribuite ai singoli? Perché in caso di minacce o lesioni a un bene comune, anche io come singolo posso avere accesso a una tutela inibitoria, cioè posso andare da un giudice e dire: caro giudice, sì, sarò uno, però valgo in quanto componente di una comunità. E l'accessibilità. L'accessibilità e quindi la fruibilità dei beni. Intanto mi fermo qua. Grazie per l'attenzione.